Ciao a tutti, benvenuti al Caffè di Sipario, il miglior programma dove si intervista ospiti. Io sono Gabriele Costanza e voi già mi conoscete per tutta la Toscana o per tutta Firenze. Poi un sacco di persone parla di tutte le cose che ho fatto per loro. E io sono Francesca Ristori, buongiorno a tutti. Ascolta Francesca, ma è vero che noi siamo nella terrazza Bardini e Peyron? Sì, siamo sulla terrazza di Villa Bardini e qui accanto a noi abbiamo Un la ospite, signora. te la dico io, Marcella Antonini. Ciao, Benvenuta. buongiorno. Piacere, Marcella. Ciao, Sei in Marcella. assoluto la nostra ospite. Bene, grazie. Ascolta bene, Marcella Antonini. Prima di cominciare, in ogni puntata del Caffè di Sipario ci diamo le regole che sono molto importanti e anche Certo. gradevoli. Vuoi sentire quali? Certo, sì. Dobbiamo sempre darci del tu e di dire sempre la verità. Benissimo. Bene, quando Non è tu. uno sforzo. No. Possiamo cominciare subito se pensi di essere Certo, pronta. sì, sono pronta. Tu sei segretario generale della Fondazione dei Parchi Monumentali Bardini e Peyron. In che anno è stata costituita la fondazione e perché? La fondazione è stata costituita nel 1998, quindi parecchi anni fa, per il restauro proprio della villa e del giardino Bardini, in quanto il demanio è attualmente ancora il proprietario di questo complesso, ma purtroppo questa che era l'eredità di Stefano Bardini era stata lasciata abbandonata e cadente per quanto riguarda la villa e praticamente un bosco incolto per quanto riguardava il giardino. Allora l'ente Cassa del Risparmio di Firenze ha costituito questa fondazione con questo obiettivo, restaurare Villa E Bardini. l'ha fatto, vero? L'ha fatto, ci sono voluti 5 anni per realizzare questo restauro. Non so se possiamo parlare di costi, ma è importante capire il significato, quello che è stato fatto anche dando un valore, perché sono stati spesi 13 milioni di euro, cioè una cifra enorme, per cui naturalmente in questo momento si cerca di valorizzare anche l'investimento fatto. Parliamo del complesso Bardini e da che cosa è composto? Il complesso è composto appunto dalla villa, che è una villa che nasce nel 1600 come complesso primigenio, diciamo, e si chiamava Villa Manadora, che fra l'altro serviva come residenza del capitano delle guardie del Forte Belvedere. Poi da lì, piano piano, la villa è cresciuta e l'ultimo che l'ha accresciuta, appunto, l'ultimo nel tempo è stato appunto Stefano Bardini. Stefano Bardini gli ha dato diciamo, l'aspetto che ha ora. Poi c'è il giardino che è un giardino molto bello, molto importante, pensando che è all'interno praticamente del centro di Firenze, sono 4 ettari tutti coltivati a verde, a fiori, e all'interno del giardino, che è un giardino rinascimentale, ci sono delle limonaie che vengono appunto utilizzate per eventi, c'è una loggetta, che c'è una storia di questa loggetta. La loggetta era nel Chianti. Stefano Bardini la vide, la fece smontare completamente e la rimontò all'interno del giardino Bardini. C'è un bellissimo belvedere e altre piccole cose come la casa dei giardinieri, che hanno un'importanza molto, molto grande naturalmente per la manutenzione del giardino, tenendo conto che i giardinieri del giardino Bardini sono gli stessi delle ville Medice fiorentine, quindi un'eccellenza a Firenze. Accidenti, ha fatto tutto questo Stefano Bardini? Sì, Stefano Bardini ha fatto veramente molto per la città di Firenze. Prima di tutto è stato forse il più importante antiquario del 1800, tra il 1800 e il 1900 e poi appunto ha acquistato questa villa che era una villa non tanto per residenza ma per le feste, la usava per le feste. E per farla visitare ai suoi ospiti che venivano da tutto il mondo a Firenze già in quel periodo
della nostra vita. Tu lo sai che a me mi sono sempre piaciuti i giardini, come hai detto te. Ah sì? Bene. Ma quello che mi piace di più, a me è Boboli. Eh beh, Boboli è unico, poi è un giardino fatto dai medici, per cui insomma, sinceramente... Bene, ora ti voglio chiedere questo. Sì. Villa Bardini oggi è diventato museo grazie a varie operazioni di ristrutturazione. Puoi parlarci del restauro? Sì, allora, come dicevo, ci sono voluti 5 anni per restaurare questo complesso, sia della villa che del giardino. E l'obiettivo comunque della Fondazione Bardini Peron è sempre stato quello di svolgere attività culturali all'interno della villa. Quindi sulla base di questo obiettivo è stata fatta anche la ristrutturazione della villa. La villa ha un piano che ha all'interno il Museo Annigoni, sì. Che è l'unico museo al mondo che celebra appunto Pietro Annigoni. Al piano superiore ci sono le zone espositive dove facciamo appunto delle mostre di cui, se volete, parlerò più tardi. All'ultimo piano c'è il museo della Fondazione Capucci. Anche questo è un museo importantissimo, vengono da tutto il mondo a visitarlo perché è uno dei pochi musei che raccoglie una collezione di un grande sarto di moda che però è un artista perché i suoi vestiti sono delle sculture. Ah. Il Museo Bardini è veramente un fiore all'occhiello per la città di Firenze. Ci puoi illustrare che cosa possiamo vedere in questo museo e quali sono le opere importanti che sono esposte? Ecco, come dicevo prima, riprendiamo il discorso del Museo Capucci, quindi si può entrare alla Villa Bardini e con un unico biglietto si possono visitare 3 piani. Uno, come dicevo, è il Museo Capucci, all'interno del quale esiste la collezione che però viene cambiata tutti gli anni, quindi ogni anno si può tornare a visitare il museo vedendo nuovi abiti, nuove proposte. Noi ci siamo stati. Sì. A vedere. È piaciuto? Sì. Io ci sono già entrato al Museo Bardini e c'è qualcosa che mi è rimasto impresso lì dentro, il crocifisso di Gesù. Sì, quello è il Museo Bardini, quello che è sotto alla villa. Sì. Infatti tanti fanno confusione fra museo e villa, comunque ora vi dico che cosa c'è nella Villa Bardini. Sì. Quindi a un altro piano c'è lo spazio espositivo, in questo momento c'è la mostra di un importante fotografo di moda che è Aldo Fallai, che è stato il fotografo che in un certo senso ha inventato l'immagine di Armani, e al piano terreno c'è appunto il Museo Annigoni, dove esistono le più belle opere che il maestro ha fatto, perché l'ente Cassa di Risparmio ha acquistato nel 2006 le opere degli eredi di Pietro Annigoni, dei figli, che erano appunto le più vecchie, quindi come succede a tutti i pittori, anche le più belle della sua produzione. E poi c'è il giardino, ecco, il giardino è una terrazza verde su Firenze, come vedete alle mie spalle c'è il panorama che si gode sulla città, che è uno dei più bei panorami perché ha un'altezza diversa da tutti gli altri panorami fiorentini, quindi si può visitare il giardino, si può bere un caffè perché nella loggetta c'è anche un caffè. Accidenti. E si possono anche fare degli eventi all'interno della villa perché c'è anche la possibilità di utilizzare il ristorante che è stato comunque strutturato come se fosse una cucina di alto valore, di alta qualità, e quindi anche voi l'avete usata per fare la vostra cena di Natale di un paio d'anni fa. Allora ci si diverte, così saremo tutti felici e contenti. Certo, spero proprio di sì. Che cos'ha di caratteristico il giardino Bardini? Il giardino Bardini di caratteristico ha che è un giardino tutto affacciato sul centro storico di Firenze, sì. Quindi si può vedere dall'Arno e da lì si può vedere tutta la città. Ecco, è l'unico giardino a Firenze da cui è possibile vedere questo, perché anche Boboli, che dicevi, preferisci, però non ha il panorama di Firenze. Esattamente.
Ma Villa Bardini ospita anche mostre, hai detto. Qual è la prossima? La prossima è una mostra molto importante per la pittura del Novecento. Il pittore si chiama Giovanni Colacicchi, è un pittore che non è nato a Firenze, è nato a Nanni nel 1900, ma per tutto il Novecento, quindi fino al 1992, perché ha vissuto 92 anni, ha lavorato a Firenze. È stato il direttore dell'Accademia di Belle Arti, è stato amico dei più grandi personaggi della cultura italiana del Novecento e ci sarà appunto una mostra monografica con un centinaio di opere, di sue opere che vengono da tutte le collezioni d'Italia. Bene, abbiamo sempre detto Bardini, adesso cambiamo, perché ora parliamo del complesso Peyron, dove si trova e ci dici la sua storia? Allora, il complesso Peyron si trova a Fiesole, in via di Vincigliata, e appunto è costituito anche questo da una villa. Grazie Lorenzo per il caffè. Grazie. Riprende il discorso Peyron. È costituito da una villa e da un giardino, ma anche da un parco agricolo coltivato a olivi. Sì. E questa villa è stata costruita dalla famiglia Peyron nel 1900. Il giardino è stato realizzato dall'ultimo proprietario Paolo Peyron, che l'ha donato alla Fondazione Bardini perché la mantenesse, lo valorizzasse questo bene e lo facesse visitare appunto a persone interessate alla vita soprattutto dei giardini e alle sue collezioni, perché all'interno della villa ci sono appunto le collezioni di Paolo Peyron, una collezione importantissima, una collezione di orologi antichi. Nel giardino, il giardino è un giardino cosiddetto formale, è un giardino che anche questo è molto ben tenuto, pieno di fiori, di bossi, c'è una piscina che fra l'altro potrebbe essere anche utilizzabile, ora la dobbiamo restaurare, la dobbiamo restaurare per farla utilizzare, e quindi è un complesso importante nella zona delle ville fiesolane. Infatti viene visitato anche insieme appunto una serie di iniziative che il comune di Fiesole fa, e all'interno delle quali c'è anche la villa Peyron e il giardino si chiama Al Bosco di Fonte Lucente. Bene. Ma Villa Peyron è aperta al pubblico oppure si può visitare solo il giardino? No, la villa è aperta soltanto su appuntamento. Quindi si può visitare ma solo su appuntamento. Solo su prenotazione. Su prenotazione. E come si fa per prenotare? Bisogna chiamare il numero della nostra segreteria, se volete ve lo dico. Sì, ce lo puoi dire. 055 200 66 206, e appunto chiedere di prenotare la visita. Numero il giardino, telefonico. Il numero telefonico, sì. C'è anche un indirizzo di posta elettronica che è info@bardinipeyron.it. Mandare un'email. Però il giardino invece è visitabile il fine settimana, nel periodo primavera-estate, tutti i fine settimana, tutti i giorni festivi, e quindi quello non importa prenotare. Se si vuole visitare in giorni diversi da quelli di apertura, naturalmente si fa come per la villa, si telefona, si scrive e si prenota. E da quanti anni è aperta al pubblico? È aperta al pubblico è dal 2004. Quindi sono 10 anni. Esattamente 10 anni, sì. Possiamo chiudere la trasmissione, Francesca? Sì, direi di sì. Allora possiamo salutare la nostra splendida e bellissima ospite Marcella Antonini, che ci ha detto tutto di Bardini e Peyron. Volevo solo dirvi questo, nel caso del giardino Bardini, i residenti a Firenze lo possono visitare gratuitamente, quindi tutti possono Quindi venire. Non si paga, non lo si facciamo paga. Noi non paghiamo. Al giardino, la villa invece ha un biglietto, ma insomma è abbastanza piccolo, ecco. Il costo del biglietto. Okay. Grazie, ti aspetto. Un ciao da Gabriele Lo Stanza. E un ciao da Francesca Ristori. Arrivederci ciao, alla prossima puntata. Sono sicuro che vi piaceranno Bardini e Peyron. È tutto gratuito.